Ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio e per chi ci guarderà stasera, buonasera. E Sono anche buonanotte, intanto si può vedere sempre. sì, sono con Marcello oggi in questo video brevissimo ma intenso sul cross country, la mountain bike olimpica. Perché abbiamo fatto questo video? Perché in origine non dovevamo farlo, però è successa una cosa e ora facciamo partire gli highlights. È Aspetta, successo dai, questo. vediamolo. Urca. È successo questo al primo giro sul Sakura Jump. Van der Poel cade rovinosamente. Inizialmente ho sentito un po' di YouTuber, recensioni, hanno detto impostazione sbagliata nell'atterraggio, nel salto e nell'atterraggio, perché aveva il peso sbilanciato in avanti di Van der Poel. Io però già avevo dei dubbi perché mi sembrava strano Questo che. non è Van Aert, ricordiamolo, quello del Belgio che passa di fianco. No, 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 assolutamente. Questa è la Bravo, caduta. Eccola ricordiamolo. qua. È Questa è un la front caduta. flip. Se fosse freestyle, sarebbe un front flip. Sì. E però dobbiamo fare i complimenti a Tom Pidcock che dopo la caduta era subito dietro Van der Poel. Non è caduto, l'ha saltato, ha ripreso i primi quattro che erano in leggero vantaggio e poi li ha staccati tutti. E ha vinto, diciamo che era uno dei favoriti Guardalo dopo Van qua, der Poel, guarda che uscito bello Van der così. Poel. Sì, bravissimo Pidcock, ragazzi, questo è un altro fenomeno. Ricordiamo anche la vittoria al secondo posto all'Amstel contro Van Aert. E eccola qua, l'ordine d'arrivo: Pidcock, Flückiger secondo e Valero Serrano David, lo spagnolo che ha fatto una rimonta eccezionale e poi ha bruciato gli altri C'è una contendenti leggenda come per. Schurter, cioè stiamo parlando di una leggenda come Nino Schurter che è arrivato quarto. Sì. Cioè, pensate un po' voi, questo è l'ordine d'arrivo di una gara che comunque è stata molto bella e vinta da un corridore Vinta da un corridore. potrebbe fare anche pista, ma non la fa. Fa ciclocross. Ragazzi, oh, quante gare ha fatto Pidcock su strada rispetto a Van der Poel quest'anno? Cioè, pensate a questo. Pensate a questo numero. Allora, questa è la polemica. Se la connessione intanto va via perché Marcello è in treno. Allora, questa è la cosa ha dichiarato Cos'è Van der Poel. questo? Ha messo, ha Jurassic messo Park. una ha messo una storia su Instagram, praticamente facendo vedere che in origine c'era una rampa di legno sotto il Sakura Jump e lui dice testuali parole: People close to me know how hard I worked for this and how bad I wanted. Beh, praticamente dice che ho lavorato molto per ottenere una medaglia d'oro, comunque un successo in questa gara e lo volevo fortemente. Potevo correre il tracciato a occhi chiusi, ma non sapevo che avessero rimosso questa rampa. Questo è quello che ha Nella dichiarato. giornata di gara, race day, nella giornata di gara, cioè praticamente si sta arrampicando sugli specchi, o in questo caso si sta arrampicando su una rampa che hanno levato alla fine e ha dimostrato che, caro Fede, non si improvvisa niente. Se devi fare mountain bike, devi fare le gare mountain bike. L'ha fatto Pidcock. A un certo punto Pidcock non ha fatto più strada. Si è esercitato nella mountain bike, si è impratichito maggiormente in un qualcosa che già faceva alla grande. E alla fine si è visto. Cioè, pensate a Sagan. Sagan, Rio, 2016, ha fatto la mountain bike. Ok. Praticamente era una vita che non faceva gare di mountain bike. Si era preparato con un paio di gare in Slovacchia. Ha forato contro una roccia, è l'ABC, tu in mountain bike non fori contro una roccia. E questo è un errore simile, perché l'errore che ha fatto oggi, vedete, è stato un errore grave. E quindi non mettere queste cose su Instagram. Sta buono, tranquillo e pensa a fare il finale di stagione. Io direi che è una leggerezza imperdonabile. Ma Ha dai, Fede, non messo. si fa. Io non so se davvero l'errore sta nell'impostazione del salto o nel fatto veramente che lui pensasse ci fosse questa rampa di legno. È Ma veramente dai. strano. Se fosse così, è una leggerezza imperdonabile, un errore imperdonabile. Devi impratichirti, devi fare tanta mountain bike. La mountain bike non è strada, la strada non è ciclocross, il ciclocross non è pista. Cioè, guardate Pidcock, è la completezza fatta persona. Un anno fa vinceva il Giro d'Italia Under 23,
quest'anno poteva fare gli sfracelli, perché comunque quest'anno Pidcock ha fatto terzo alla Kroon Brooks Kroon, quinto alla Strade Bianche, quindicesimo alla Sanremo, poi primo alla Freccia del Brabante, secondo, come citavo prima, all'Amstel Gold Race dietro Van Aert, mentre la Freccia del Brabante ha battuto Van Aert, e sesto alla Freccia Vallone. E poi tanta mountain bike. E poi tanta mountain bike. E poi ha fatto mountain bike, sì. 21 anni, ragazzi, quindi qui si parla veramente di un fenomeno, un fenomeno assoluto. Ragazzi, è così, forte, questo è quello che è successo. Questo è forte, cioè non si improvvisa niente. È verissimo, io sono d'accordo con Marcello, poi le ragioni magari non sappiamo realmente se quello che ha dichiarato Van der Poel sui social è esattamente la verità o meno, se lo fosse è una leggerezza imperdonabile. Basta che stia bene alla fine, cioè questo è comunque alla fine, basta che stia per bene. Chiarezza e completezza, Van der Poel è risalito dopo 2-3 minuti in sella, ha continuato, ma agli ultimi due giri si è ritirato perché il dolore al fianco era abbastanza forte. Vabbè, e quindi poi fa male. E quindi si seguiranno, penso, aggiornamenti a riguardo. Non credo, perché comunque diversi minuti ha corso, quindi non credo sia fatto malissimo, però mai dire mai. Come vedete qui, iscrivetevi al canale e soprattutto mettete mi piace, perché ci aiutate a far crescere il canale stesso. Ragazzi, voi cosa pensate? Cosa è successo a Van der Poel? Ha sbagliato il salto? Ha sbagliato l'impostazione, come qualcuno dice? Si è veramente non interessato se quella rampa fosse tolta o meno? La tolta al mullà. Che tornerà, perché è in vacanza, ma tornerà fra pochissimi giorni nella gara, per commentare la gara a Crono. La Crono. Ciao a tutti, video breve ma intenso. Cosa ne pensate di Van der Poel? Scrivetelo sotto nei commenti. Ciao Marcello. Arrivederci. Ciao.